Se si vogliono studiare dei test un po' più complessi, tipicamente la situazione è questa. Uno ha lo spazio dei parametri, θ, e un suo sottoinsieme, θ0, e l'ipotesi nulla è che θ, il parametro incognito, che può essere anche un vettore, appartenga a θ0 in alternativa a H1, per cui θ appartiene a θ grande meno θ0, cioè non appartiene a θ0. Quindi questa è un po' la situazione. Uno ha lo spazio dei parametri, un suo sottoinsieme, e vuole decidere se il parametro appartiene a uno dei due. Allora, in questo caso è molto comodo l'uso del cosiddetto rapporto di verosimiglianza generalizzato. Che è definito in questo modo. Si chiama lambda n ed è una funzione ovviamente dei dati. E adesso corrisponde una distribuzione quando i dati sono considerati delle variabili casuali. Ed è definito in questo modo. L'estremo superiore al variare di θ in θ0 della verosimiglianza, quindi L x1 xn, diviso l'estremo superiore al variare di θ in tutto θ grande della stessa verosimiglianza. I test del rapporto di verosimiglianza generalizzato sono basati su questa idea, su questo schema, cioè, diciamo, ossia si rifiuti H0, quindi rifiutare H0, se lambda n è minore o uguale di un certo k asterisco che è determinato dall'ampiezza del test e dalla distribuzione di lambda n, in definitiva, o di lambda maiuscolo n, che è il vero problema, perché il rapporto di verosimiglianza generalizzato può essere molto difficile da studiare dal punto di vista della distribuzione. Abbiamo visto nello scorso esempio che nel caso dell'esponenziale si riesce a fare, e anche nel caso della famiglia esponenziale si riesce a trovare qualche test che abbia delle buone caratteristiche, però in generale la situazione non è facile. E allora, c'è un teorema che viene in aiuto usando il concetto di usando il fatto che n sia grande, cioè una distribuzione asintotica di lambda grande n. Ecco, c'è un teorema che non dimostriamo, che dice che, allora, supponiamo di avere un campione estratto da una densità, addirittura da una densità congiunta, dopo se si fattorizza ancora meglio, quindi di x1 xn teta, dove teta appartiene a uno spazio di parametri e può essere anche un vettore di dimensione k. Quindi praticamente abbiamo teta 1, teta k come parametri possibili. E supponiamo di avere l'ipotesi H0 in cui teta 1 è uguale a teta 0 1 fino a teta 0 r, mentre gli altri sono parametrizzati, cioè in altre parole ci si chiede se i primi r parametri, r, le prime r componenti di teta sono note e le altre invece sono variabili. Allora, parametrizzate, diciamo. Allora succede questo.
Allora che se uno calcola il rapporto di verosimiglianza generalizzato, quindi vuol dire moralmente al numeratore sostituirà i valori di θ1, θr0, che sono quelli noti, e a questo punto il sup è già fatto. Invece al denominatore metterà il sup al variare di tutti i parametri possibili e quindi ottiene questa distribuzione lambda n. Se ne prende il logaritmo, la si moltiplica per meno 2. E questa qua è distribuita per n grande, ma non troppo, dal punto di vista dell'applicazione funziona con n abbastanza piccolino, come una chi quadrato con r gradi di libertà. E questo è il risultato che è alla radice di tutti i problemi legati alla distribuzione chi quadrato. Quindi sostanzialmente uno cosa deve fare? Fissare un quantile 1 meno alfa, per esempio, della chi quadrato, che questo definirà l'ampiezza del test, quindi uno ha la sua bella chi quadrato e va a scegliere, per esempio, noi vogliamo che il test prendiamo valore alfa. E quindi uno va a prendere il quantile, diciamo, alfa 1 meno alfa a seconda dei casi, diciamo 1 meno alfa perché così viene la disuguaglianza giusta, e questo è noto dalla tabella, dalla chi quadro, e poi rifiuta, perfetto, campiona, e poi rifiuta H0 se meno 2 logaritmo di lambda n è maggiore di questo chi al quadrato 1 meno alfa di questo quantile che è stato così determinato. E in questo modo si trova per n grande un test su uno spazio di parametri molto più complicato di quello dei semplici due. Ecco, tutti questi test qua hanno quasi solo un'applicazione fondamentale, e cioè quella in cui uno ha una distribuzione discreta e finita di k numeri con rispettive pk probabilità, quindi questo è P1, questo è P2, questo è PJ, diciamo così, generico, e questo è PK più 1, K. Ah no, PK più 1, ho capito perché. Quindi questo è PK, giusto. E naturalmente la somma dei P1 più PK deve fare 1. Quindi in sostanza una distribuzione discreta finita completamente incognita. L'idea del test del chi quadrato è di prendere proprio, per esempio, P1 PK-1 come test come valori dei parametri incogniti, naturalmente l'ennesimo è stato determinato perché la somma fa 1, e l'ipotesi è quella di dire che P1 è uguale a P1 0, P2 è uguale a P2 0, eccetera, eccetera, fino a PK-1 uguale a PK-1 0, e contro la sua negazione. Ecco, tipicamente questo si adopera per esempio nel caso del dado, per vedere se un dado è truccato. Per vedere se un dado è truccato, uno deve testare l'ipotesi che tutti i p sono uguali a un sesto. Quindi l'ipotesi è che P1 è uguale a un sesto, P5 è uguale a un sesto e basta, P6 a questo punto è ovvio che è uguale a un sesto. Ecco, allora si calcola il rapporto di verosimiglianza generalizzato. E si sa che questa quantità qui è distribuita come una chi quadro per n grande. Per esempio, nel caso del dado,
risulta, adesso noi non facciamo il conto, ma non è difficile, è n alla n, n è il numero di campioni, per il prodotto, per j che va da 1 fino a k, di pj0 fratto nj tutto elevato alla nj. Questo risulta essere, quando uno fa un pochino di conti, il rapporto di verosimiglianza generalizzato per le frequenze. Ecco. E basta, questo qui si sa che il suo logaritmo è distribuito come una chi quadrato, meno 2 volte il suo logaritmo è distribuito come una chi quadrato, e quindi può creare un test per determinare la bontà o meno dell'ipotesi che i pi siano tutti uguali, uguale a un sesto ovviamente. Ma naturalmente si può anche provare con dei pi completamente diversi. Ovviamente il lambda n sarà un po' più diverso, avrà un'altra espressione, però la tecnica è sostanzialmente la stessa. C'è però una variante di questo test che è ancora più interessante, che si chiama test di Pearson, ma tutti lo chiamano test del chi quadro. E consiste in questo. Diciamo, supponiamo di dividere i risultati di un certo esperimento casuale in k più 1 insiemi. Chiameremo A1 AK più 1, A2 A2 disgiunti. Quindi o succede A1, o succede A2, o succede A3, o succede AK più 1. Non possono succedere entrambi. E definiamo P con J la probabilità che sia uscito, diciamo così, che sia l'esperimento casuale abbia dato il risultato in A con J. Allora, uno fa n prove indipendenti dell'esperimento casuale e denota con n grande j il numero di risultati, ovviamente, appartenenti a j, così che per esempio, diciamo così, fj sarebbe nj fratto n, sarebbe la frequenza relativa di A con j, no? Allora, naturalmente la somma degli nj, questo non è n piccolo, scusate, è la somma degli nj è n piccolo. Allora si costruisce una quantità che è diversa dal rapporto di verosimiglianza generalizzato e si chiama Q con K, che è proprio la quantità di Pearson, ed è la somma per j che va da 1 a k più 1 di nj meno n P con J al quadrato diviso N P con J. Ecco, questa quantità qui tende a essere, diciamo qui allora, QK tende ad essere distribuita come una chi quadrato con K gradi di libertà per N che tende a più infinito. Quindi diciamo che il test per l'ipotesi H0, che sarebbe Pj uguale Pj0, perché sono i Pj che vogliamo stimare, con ampiezza approssimativa, perché è un risultato asintotico, pari ad alfa, è il seguente: rifiutare H0 se QK0 è maggiore della chi quadrato 1 meno alfa con K gradi di libertà, dove naturalmente la QK0 sarebbe la quantità che si ottiene sostituendo P0J dentro nei QK, quindi sarebbe la somma per J che va da 1 a n di n grande J meno n piccolo.
pj0 al quadrato diviso npj0. Ecco, notate che queste quantità sono tutte legate alla frequenza, perché se uno divide per n quadro, per esempio, trova una cosa che è legata alla frequenza, al numeratore. E basta, questo test è molto facile da fare perché proprio basta conoscere in definitiva la chi quadrato, e basta essere sicuri che n sia abbastanza grande, ma come si diceva, si può dimostrare che la convergenza è abbastanza buona. E quindi è un test ampiamente usato anche sui fogli elettronici, per esempio. È una di quelle cose che uno crede di saper fare perché è molto facile, ma non sa minimamente il perché, perché sotto c'è una teoria parecchio complicata.